Buon pomeriggio. No, aspetta. Pessimo. Sarà un ottimo pomeriggio piovoso, ma risalutiamo quando ci danno il via. Allora, buon pomeriggio, grazie per essere qui, buon pomeriggio anche a chi ci segue su YouTube collegato con il Festival Statistical. In questo talk cercheremo di capire l'impatto che le intelligenze artificiali avranno, stanno avendo sulla nostra vita, un fenomeno, una tecnologia che esiste da diversi anni ma che ora sta entrando in una fase di utilizzo di massa. E questo rende necessario ovviamente anche una consapevolezza da parte di quelli che sono gli utilizzatori, che siano cittadini, che siano imprese, che siano pubbliche amministrazioni. Quindi mai come ora diventa importante costruire e diffondere anche una cultura del dato. Lo facciamo questo pomeriggio con i nostri ospiti, a cui do il benvenuto e che anch'io leggo per non fare errori. Stefano Epifani vi ha condotto nel talk appena terminato e ci aiuterà appunto a seguire con questo filo rosso il talk del pomeriggio, presidente della Fondazione Sostenibilità Digitale. C'è con noi Orietta Luzzi, direttrice della Direzione Centrale per la Metodologia e il Disegno dei Processi Statistici di Istat, Filippo Arena, responsabile commerciale di Salesforce Italia per la Pubblica Amministrazione Centrale, Marzio Bonelli, che è qui a fianco a me, direttore di Information Technology di MMSPA, Andrea Donofrio, Marketing Lead for Data Analytics di Microsoft Italia, ed Emilio Vandelli, Industry Leader di Public Sector e Healthcare del gruppo Lutec. Prima di lasciare a loro la parola, voglio farvi una domanda. Intanto ci segniamo un orario, che sono le 17:24. Dopo vi dico perché. E vi chiedo se vi ricordate com'era la vostra vita prima di internet. Se vi ricordate com'era la vostra vita prima dello smartphone, quando i vostri figli, per fare una ricerca a scuola, invece di andare su Google, andavano in biblioteca, cercavano l'enciclopedia, oppure quando non avevamo tutto a portata di mano. Io questa mattina dovevo venire qui, c'era lo sciopero dei treni, non vado in un'agenzia di viaggio a comprare un biglietto del treno da anni. Sono riuscita a cambiare in 30 secondi il regionale che dovevo prendere per essere qua puntuale. Sono tutti cambiamenti che hanno rivoluzionato le nostre vite e che ci portano a volte a pensare anche che non siamo in grado di ricordarci come facevamo prima. Ecco, c'è chi pensa che l'intelligenza artificiale sia una rivoluzione di questo tipo e che tra qualche anno ci domanderemo come facevamo prima. Questo cerchiamo di capire anche oggi, e in questa fase di passaggio tra il prima e il dopo a cosa dobbiamo fare attenzione perché questa rivoluzione possa essere una rivoluzione di tipo sostenibile. 17:25, ho parlato per un minuto. Cosa è successo nel mondo di internet in questo minuto? In un minuto su internet nel 2023 vengono inviati 14 milioni di messaggi, vengono visualizzate 10 milioni di storie su Instagram, vengono fatti 2,4 milioni di ricerche su Google, si scrivono 400.000 tweet. Tutti questi sono dati che noi mettiamo, che raccontano qualcosa di noi. Per farvi capire come e quanti sono i dati in questo momento, non ne produciamo, non sono mai stati prodotti così tanti nella storia dell'umanità. E c'è chi pensa che il dato sia il petrolio di questo momento storico. Allora, mettendo assieme tutto questo, cerchiamo di capire perché avere una cultura del dato, perché capire che i dati sono preziosi e come anche tutelarli è fondamentale. Allora io lascio la parola a Stefano Epifani, chiedo scusa, e chiedo a lui se siamo davanti a una rivoluzione. Siamo davanti a una rivolta, una rivoluzione, si chiesero durante la Rivoluzione Francese, e per dare risposta io
come dire, mi piacerebbe poter riportare a tutti voi l'espressione dei due ragazzi in quarta fila quando, quando Chiara ha detto c'era qualcosa prima di internet. Loro si sono guardati tra di loro e è una boomer, perché gli si è proprio visto in te, è una boomer, sì, lo so, siamo tutti boomer. Questo però cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un'intera generazione che non se lo ricorda quello che c'era prima di internet e che non è abituata a vivere in un mondo in cui la gestione del dato viene fatta diversamente da come pensiamo che potrà essere fatta nei prossimi anni. Il problema è che quindi servono regole per la gestione di questi dati. Abbiamo visto nel primo panel quali sono i rischi sottesi a un uso scorretto del dato. Abbiamo parlato di bias, abbiamo parlato di interpretazioni diverse. In questo panel invece cercheremo di capire due cose. Da una parte, quali sono le modalità con le quali possiamo gestire e trattare i dati, quindi le regole del dato. Con la fondazione che presiedo abbiamo lavorato a un manifesto per la sostenibilità digitale dell'intelligenza artificiale. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo capire quali sono le regole che dobbiamo in qualche modo far sì che inducano una nuova modalità di gestione dei dati da parte dei diversi stakeholder. Ce ne parlerà Marzio Bonelli, che ha coordinato il gruppo di lavoro, ma sostanzialmente questo è prodromico, scusate, ho detto prodromico alle 17:28, è prodromico a comprendere quali sono poi le prospettive in termini di opportunità, ma anche di rischi, che sottendono all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale generativa, che lo ricordo, non è tutta l'intelligenza artificiale, perché in questo panel parleremo delle specificità di una tipologia di intelligenza artificiale, quella di ChatGPT, che non è tutta l'intelligenza artificiale, è un modo particolare di interpretare gli algoritmi di intelligenza artificiale, che naturalmente deve essere orientato attraverso delle regole e genera delle opportunità, ma anche delle minacce. Quindi io a questo punto mi taccio e faccio parlare. Allora, partiamo proprio dal titolo del nostro panel, la cultura del dato alla prova di ChatGPT. Chiedo alla dottoressa Luzzi di spiegarci perché è importante e che cosa si intende oggi per cultura del dato. Sì, grazie Chiara, buonasera a tutti. Io parto naturalmente, sono qui per questo, dal punto di vista dell'Istituto Nazionale di Statistica, dove la cultura del dato è un obbligo di legge, è un obbligo che ci deriva dalle normative nazionali e europee. E l'Istituto Nazionale di Statistica offre appunto statistiche ufficiali come compito e mandato di tutti gli istituti di statistica europei e internazionali, dati che devono essere, esprimo concetti che ho sentito anche nel corso della giornata della mattinata espressi da colleghi dell'Istat naturalmente, cerco di riassumerli e contestualizzarli in questa sessione molto velocemente naturalmente. Appunto, le statistiche ufficiali che noi produciamo devono essere statistiche certificate perché sono la base per i decisori politici, per i policy makers, per gli stakeholders, per i privati cittadini, e quindi devono essere informazioni in cui l'elemento bias, seppur esistente, deve essere minimizzato, perché ho sentito parlare anche nel panel precedente di questo tema del bias, che è la croce di tutti gli statistici ufficiali, ma degli statistici in termini generali. Ora, quello che viene richiesto agli istituti di statistica in questo nuovo momento di cosiddetto diluvio dei dati e di sempre crescenti esigenze informative è quello di produrre informazioni statistiche sempre più tempestive, con maggiore velocità e sempre più accessibili. Su questo fronte noi sappiamo, abbiamo sentito parlare anche nel corso della giornata, esistono molti competitors, cioè istituzioni soprattutto private che sono in grado di fornire informazioni molto tempestive e anche molto accessibili attraverso l'intelligenza artificiale, attraverso sistemi appunto web digitali. Di fornire informazioni molto velocemente su fenomeni emergenti, su ogni tipo di fenomeno, ma questo perché sfruttano appunto algoritmi, piattaforme, soluzioni IT che gli consentono di soddisfare questa sempre crescente esigenza. E questo però lo fanno tipicamente a prezzo di, tra virgolette, violare alcuni criteri che invece sono l'elemento forte per gli istituti nazionali di statistica, cioè a prezzo di minor qualità, minor trasparenza, minor rispetto della privacy a volte e a volte anche minore etica.
Questi invece sono i punti forti degli istituti nazionali di statistica, dove la cultura del dato è effettivamente basata sulla qualità del dato, la sua affidabilità, la sua rilevanza, la sua trasparenza, trasparenza sia in termini di fonti e modalità con cui l'informazione si è formata, sia in termini di metodi con cui quell'informazione è stata acquisita, trasformata, resa fruibile verso l'esterno. La privacy, noi abbiamo delle norme europee sulla privacy, abbiamo il GDPR, il rispetto della privacy è mandatorio per gli istituti nazionali di statistica, l'uso etico dell'informazione, cioè il rispetto degli utenti dell'informazione statistica di avere a disposizione informazioni il più possibile vere, realistiche, verosimili, ma comunque il più aderenti possibile alla realtà, è un diritto che noi come Istituto Nazionale di Statistica dobbiamo garantire. Quindi l'Istituto è impegnato nel ovviamente avanzare nelle sue metodologie, nelle sue tecnologie, ferma restando questa cultura del dato. La sfida secondo me è come far passare la cultura del dato così come la concepiamo noi nel resto dei produttori di statistiche enti privati, come ripeto, ma anche altri produttori di statistica. Una consapevolezza che poi sarà necessaria in questa fase di trasformazione sia nelle aziende che nelle pubbliche amministrazioni, che anche dalla parte dei cittadini, che devono sapere quanto vale e quanto è importante proteggere e avere dati di qualità. Lo vedremo adesso, perché da dati di qualità che sono un po' il carburante anche delle intelligenze artificiali, poi si possono avere delle risposte migliori. Per capire quali sono le potenzialità, dicevamo una domanda, no? Siamo davanti a una rivoluzione, ci domanderemo come abbiamo fatto, come facevamo a vivere prima dell'intelligenza artificiale, come facevamo ad affrontare certi processi. Allora io vorrei fare una carrellata con i nostri ospiti proprio per capire quali possono essere gli ambiti di applicazione delle intelligenze artificiali. Parto da Marzio Bonelli. Buonasera a tutti intanto. Beh, io rappresento il mondo dell'impresa, quindi diciamo sono svariati i campi di applicazione potenziali. Posso citare degli esempi per quanto riguarda la mia azienda, che si occupa di gestire il servizio idrico integrato della città di Milano. L'acqua, sapete, è al centro del dibattito pubblico per temi legati alla siccità, eventi estremi dovuti al cambiamento climatico, e l'intelligenza artificiale può sicuramente aiutare nel gestire in modo più consapevole e sostenibile la risorsa idrica. Noi abbiamo iniziato ad introdurre queste tecniche in via sperimentale già da un paio d'anni per quanto riguarda l'indice di rottura di rischio delle nostre tubazioni, perché uno degli obiettivi è quello di contenere le perdite. Pensate che nel sistema paese viene persa una goccia su due, noi abbiamo quasi il 50% di perdite. Grazie a Dio la nostra azienda è una delle più virtuose, ha soltanto il 14%, ma scusatemi la voce, ma il tempo è quello che è, la pioggia, ma diciamo il fatto di poter prevedere le rotture significa sostanzialmente indirizzare correttamente gli investimenti, che sono sempre scarsi, per prevenire i guasti, ridurre le perdite e soprattutto migliorare la sostenibilità della vita delle persone. Un altro campo di applicazione che abbiamo utilizzato, in cui abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale, è quello dei consumi anomali, no? Per intercettare le frodi oppure i grossi guasti. Ma questi sono esempi che però ci portano a delle riflessioni in azienda. Prima Stefano ha detto che l'intelligenza artificiale è una rivoluzione. È vero, l'intelligenza artificiale è una rivoluzione, perché quando tu introduci queste tecnologie all'interno dell'azienda spaventano, perché i risultati che l'intelligenza artificiale ci danno spesso sono distanti dal nostro modo di pensare e di aver gestito le cose fino in quel momento. Si scatenano sostanzialmente sempre due tipi di reazioni, l'ho sentito anche stamattina in un panel: o c'è un atteggiamento di curiosità sui risultati oppure di grande diffidenza, e questo ovviamente porta dei rallentamenti nell'introduzione di queste tecnologie, perché una valutazione consapevole dei risultati
comporta successivamente non soltanto una riflessione sul come si è lavorato fino in questo momento, ma come i processi possono cambiare. E nel momento in cui i processi di lavoro in un'azienda cambiano, diciamo, c'è sempre una grandissima discussione, perché il cambiamento non sempre viene accolto con una certa... E quindi è necessario favore. Anche all'interno delle aziende accompagnare. Assolutamente, accompagnare. Non bisogna mai, diciamo, perdere, diciamo, la rotta, no? Noi dobbiamo disegnare una rotta e proseguire su questa rotta. Lavorando insieme, perché il cambiamento sarà un cambiamento rivoluzionario, cioè una tecnologia come l'intelligenza artificiale è una vera e propria rivoluzione di senso, cioè le persone si chiedono se fino a quel momento hanno lavorato nel modo corretto, se aveva senso lavorare in quel modo e quindi rimetterlo completamente in discussione. Non solo, una tecnologia come questa, che è anche abbastanza complessa, necessita, e l'ho sentito in un panel del pomeriggio, necessita anche di lavorare in modo interdisciplinare. Cioè, se prima la gestione del servizio idrico veniva fatta solo da ingegneri, da tecnici, da operai specializzati, oggi dobbiamo mettere insieme più competenze, i data scientist, gli ingegneri e altre figure professionali per interpretare quei risultati che l'intelligenza artificiale oggi ci dà. Perché l'intelligenza artificiale, non mi piace il nome artificiale, io la chiamerei aumentata, perché deve essere al servizio dell'uomo, è in grado di intercettare quelle relazioni deboli che l'intelligenza umana non è in grado di intercettare, e davanti a queste cose nuove si scatena, diciamo, un dibattito che necessita della competenza di più figure rispetto a prima. E tornando anche alla questione del dato, diceva appunto dove un'intelligenza aumentata, no? Molto spesso questa grande quantità di dati è difficile da gestire, è difficile da interpellare. E se penso al termine interpellare, penso alla domanda, che è un po' il meccanismo che sta alla base di uno strumento come ChatGPT. Allora vorrei chiedere proprio a Microsoft, che su questo strumento ha investito, innanzitutto come funziona e che differenza c'è tra un'intelligenza artificiale di tipo generativo e poi come fa a produrre valore sia per le aziende ma anche per i cittadini. Ok, grazie Chiara, domanda complicata. In tre minuti, in ovviamente. Tre minuti, ovviamente. Allora, qualche informazione che penso possa essere utile. Innanzitutto, l'AI generativa della quale stiamo parlando oggi è, come ha detto giustamente anche Stefano, è una parte dell'AI, dell'intelligenza artificiale, che chiamiamo adesso tradizionale, giusto per distinguerla dall'AI generativa. Allora, ci sono diversi elementi di differenza. Di AI si parla da ormai 70 anni, quindi tecnologicamente è qualcosa di noto. L'AI generativa sfrutta questa tecnologia in maniera però diversa. L'AI per la prima volta è in grado di generare contenuti, l'avete visto, no? Chi ha utilizzato ChatGPT vede come è in grado di generare immagini, generare testo. L'aspetto però più importante di questa rivoluzione è il fatto che per la prima volta l'AI non viene utilizzata per sostituire l'uomo nell'implementare un task, ma viene utilizzata per aumentare le potenzialità dell'uomo a implementare quel task. Un cliente qualche settimana fa l'ha definito il superpotere. Quindi questo aspetto, questo piccolo aspetto, però cambia tutto, cambia le regole. Da superpoteri derivano anche grandi responsabilità. Certo, ne abbiamo parlato, ne ho sentito parlare anche nei panel precedenti, questo è assolutamente vero, però come l'uomo ha sempre nella sua storia cercato strumenti esterni per poter essere più efficace, siamo alla svolta, al momento in cui questa tecnologia ci fornirà ulteriori strumenti. Una tecnologia diventa veramente trasformativa quando ha determinate caratteristiche. Una delle caratteristiche è la sua popolarità. Questo spiega perché da 70 anni si parla di artificial intelligence, ma non ha trasformato radicalmente il mondo. Invece adesso succederà questo, proprio perché ChatGPT, OpenAI, l'azienda che ha creato ChatGPT, ha avuto il merito di rendere l'AI popolare,
E quindi da questo momento in poi state vedendo come le tecnologie, vi dovrete aspettare una trasformazione delle tecnologie molto più radicale, molto più rapida rispetto a quello che è accaduto nel passato. Quindi sarà un passaggio molto, molto rapido. Dicevamo prima della questione dei dati e anche dell'immissione dei nostri dati nella comunicazione con queste tecnologie. Io vorrei chiedere a Filippo Arena di Salesforce come ci si rapporta in questo caso nella tutela, ad esempio, della privacy dei dati. Che tipo di strumenti si può fornire per garantire, ad esempio, nel processo di elaborazione dell'intelligenza artificiale una tutela di questo senso? Sì, grazie Chiara. Buon pomeriggio a tutti. Allora, io lavoro in Salesforce, che è un'azienda che si occupa di crea piattaforme per la gestione dei clienti, dei cittadini, di tutti gli stakeholder con cui l'impresa o la pubblica amministrazione si interfaccia. Quindi gestiamo dati, noi abbiamo dati all'interno della nostra piattaforma, e senza i dati non funziona non funziona diciamo quello che noi intendiamo fare. Quindi abbiamo un grosso, un cruccio noi, no? Giustamente dicevi Chiara, la data privacy. Quando un dato, ecco, andiamo sull'applicazione pratica, quando un operatore in un call center, che è un tipico operatore che usa le nostre applicazioni ma non l'unico, decide di utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per farsi aiutare, per creare un test, una risposta e così via, affinché questa risposta sia pertinente e rilevante, come si suol dire, deve fare una domanda che ha a che fare col cliente, se è Filippo Arena che chiama o che ha mandato un'email o che interagisce in qualche modo con l'ente o con l'azienda, deve essere qualcosa di pertinente a Filippo Arena. Ma c'è un problema: far uscire fuori dall'azienda e farla andare dentro la pancia dell'intelligenza artificiale i dati di Filippo Arena o dati sensibili di Filippo Arena è un problema. E allora ci sono delle tecnologie che si occupano di, mantenendo la rilevanza, la personalizzazione, di per esempio mascherare i dati sensibili di Filippo Arena. Si riceve poi la risposta dell'intelligenza artificiale e si ricompone il tutto in modo tale da avere una risposta nel rispetto dei dati, senza lasciare dati personali in giro, ma che serve all'operatore per generare, per esempio, un testo che sia rilevante per Filippo Arena, che sia una risposta soddisfacente. Quindi questi problemi noi ci poniamo questi problemi, ci sono le tecnologie, esistono le tecnologie che si occupano di questo. E ho sentito prima una battuta velocissima: non bisogna costringere l'intelligenza artificiale entro certi limiti, perché altrimenti non ci serve, no? Perché è qualcosa di nuovo che noi dobbiamo utilizzare al meglio, vero? Però alcune cose le possiamo fare per essere tranquilli, per avere fiducia, questo termine che si usa sempre, no? Ha ragione veduta. Per avere fiducia dobbiamo utilizzare, diciamo così, dei processi, dei meccanismi anche che si traducono poi in tecnologia, che ci fanno star tranquilli. Abbiamo rispettato la data privacy, non diamo risposte poco pertinenti e sballate, lasciatemi usare questo termine, perché in certi, ecco, poi dipende anche dai contesti, no? Se sei una pubblica amministrazione devi dare delle risposte di un certo tipo, se sei un'azienda che fondamentalmente fa un servizio al consumatore finale che si può accontentare di qualcosa di molto creativo e quindi poi lo può utilizzare come vuole, siamo in un contesto molto diverso e con dei vincoli anche diversi. Giro la stessa domanda anche a Emilio Vandelli, perché vorrei sentire anche il suo punto di vista. Dicevamo, no, la creazione di valore da un lato e la necessità di una consapevolezza per la creazione della fiducia, perché poi anche siamo partiti da internet, perché è una cosa a cui tutti siamo vicini, no? E l'abbiamo affrontato con entusiasmo e poi man mano abbiamo capito anche che cosa poteva succedere quando noi ci relazionavamo con la rete. Dico delle cose banali, da mi hanno clonato la carta di credito, mi hanno rubato le credenziali del mio profilo Instagram. Cioè, tutte queste grandi rivoluzioni ci portano però piano piano a scoprire anche quali possono essere i rischi se non siamo consapevoli. Sì, grazie. No, mi piace tornare all'incipit, quando è stato osservato che due ragazzi hanno fatto un'espressione, l'ho notato anch'io questa espressione, ho figli della loro età e mi rendo conto che per noi il passare dalla
dal libro, la per noi boomer, noi, no, noi esperti, noi che abbiamo più esperienza, libro, biblioteca, browser e chat GPT è un'evoluzione quasi darwiniana, no? E ne percepiamo il passaggio logico. Senza offesa, loro forse non riescono a percepire il passaggio epocale tra il browser e la chat GPT, perché è come un continuo che loro hanno nel loro modello di pensiero. Poi rispondo alla tua domanda. No, ma questo parlavo, è interessante, perché poi dopo su questo chiamiamo in causa anche l'Istat, cioè sulle conseguenze. E un figlio diciottenne mi dice: papà, sai, ho provato a mettere dentro il titolo di un tema argomentativo di quinta liceo, ma no, non è venuto male in ChatGPT. E dico: sì, ma sei sicuro che il contenuto che ti ha riprodotto sia buono, sia veritiero? Perché sai, devi sapere quali sono le fondamenta di questi, dei i mattoncini che costituiscono quel contenuto. Se l'avessi scritto tu, avresti saputo, no? Che forse non la sapevi tanto. Che... Sì, è vero, è vero. Poi arriva la sorellina più piccola e dice: ma se metto dentro la versione di latino me lo traduce correttamente? E dico: anche qui sì, è possibile che te lo traduca correttamente. Quindi, cioè, siamo di fronte veramente a un cambio epocale, perché ragazzi giovani si trovano in mano uno strumento molto potente, ma forse non percepiscono quanto il dato che genera quella potenza possa essere veritiero o meno veritiero. Quindi noi, io rappresento un system integrator, tutti, insomma, gli interlocutori che ho attorno al tavolo sono partner, sono clienti, sono spunto di riflessione nelle nostre riflessioni. Noi lavoriamo molto trasversale con i clienti. Molti clienti ci chiedono questi superpoteri di cui parlavamo prima, però non ne percepiscono fino in fondo la potenza o le potenzialità. Quindi il nostro compito principale è dire: sì, puoi creare, non lo so, un sistema di knowledge base in azienda basato sull'intelligenza artificiale, però mi raccomando, insieme dobbiamo allenare questo sistema di intelligenza con delle informazioni e dei dati veri, perché altrimenti l'intelligenza ti riproduce del falso e non è più un knowledge exchange, è un fake exchange. Quindi secondo me questo senso di, il nostro senso di responsabilità etico deve essere non tanto di proporre al mercato l'innovazione tanto per produrre PIL, diciamolo così, ma anche di indirizzare verso una soluzione che sia sostenibile e produca valore nel tempo effettivamente. E tu introduci in questo momento anche un altro punto interessante, che è quello del ruolo del controllo, no? Nei confronti di questi procedimenti, per appunto anche poi correggerne le eventuali storture, e anche una questione di consapevolezza. Torniamo sempre alla metafora di partenza, che è quella della ricerca che ci ha dato la maestra, no? Noi, se facciamo una domanda e abbiamo una risposta che ci dà la conclusione di un ragionamento, e ci perdiamo però il controllo, no? Su quelli che sono tutti gli elementi che ci hanno portato a quel ragionamento, beh, su questo forse bisogna aprire una riflessione. Io, prima di parlare proprio di sostenibilità e capire quali sono gli elementi che devono aiutare chi maneggia queste tecnologie nello sviluppo, vorrei chiedere proprio a Istat qual è il tipo di rapporto che l'Istituto di Statistica ha con le intelligenze artificiali, dove state investendo, e invece che cosa, non dico vi frena, ma qual è la riflessione che state facendo invece sulle intelligenze artificiali di tipo generativo, cioè dove volete avere un controllo? Sì, io riparto da due parole chiave che sono state appena pronunciate: fiducia e controllo. La fiducia per l'Istituto di Statistica, per l'Istat, è fondamentale, la fiducia degli utenti, perché i rispondenti alle nostre indagini sono i fruitori dei nostri dati, e come ho detto prima, chi ci risponde deve essere convinto della privacy dei dati che ci forniscono. Quando restituiamo loro l'informazione, devono sapere che l'informazione che loro ci hanno dato è informazione vera. Per questo noi abbiamo bisogno di controllare le metodologie, i metodi, le tecnologie, gli algoritmi che utilizziamo per produrre
l'informazione statistica, dalla fase di acquisizione alla fase di trattamento alla fase di diffusione. In questo contesto si inserisce ovviamente l'intelligenza artificiale, perché la necessità di controllare il più possibile quello che accade non equivale a una chiusura naturalmente verso questi strumenti, soltanto che come Istat noi abbiamo bisogno di capire quali sono le potenzialità effettive del mondo dell'intelligenza artificiale rispetto ai nostri obiettivi e come poterle sfruttare al meglio. E questo è il motivo per cui nella vasta gamma di offerta in ambito di intelligenza artificiale noi abbiamo cominciato a utilizzare alcune di queste tecnologie, algoritmi, metodologie innestate nelle tecnologie, a partire dalle tecniche maggiormente controllabili, tecniche di machine learning, quelle che ci consentivano di ad esempio accedere in modo sicuro all'informazione. Pensiamo alle smart surveys, alle indagini che usano sensori, da cui appunto noi riusciamo a acquisire attraverso tecniche di machine learning le informazioni in un modo controllato, ancorché poi con ancora problemi di privacy aperti. Pensiamo alle tecniche di machine learning che ci consentono di elaborare i dati, di integrare i dati mancanti, di individuare anomalie nei dati. E sono tutte tecniche che sono nel mondo del machine learning, ma ci consentono attraverso il controllo della qualità del dato che noi usiamo per addestrarle, attraverso il controllo sperimentale dei risultati che ci danno, di avere anche la possibilità di valutare la qualità di questi algoritmi e di valutare quello che accade dando in pasto i nostri dati e controllando poi l'output che ne viene fuori. Siamo anche ovviamente molto aperti al mondo naturalmente delle nuove fonti, dei big data. Lì abbiamo diciamo problemi più sul fronte della privacy, sul fronte del bias, delle distorsioni che abbiamo sentito parlare, caratterizzano in ogni caso questi dati, i dati web piuttosto che i dati Twitter eccetera, ma anche lì noi stiamo investendo, e la lentezza con cui poi mettiamo in produzione questo tipo di metodologie è sempre dovuto al fatto che l'informazione che noi forniamo deve essere certificata, l'informazione che diamo all'esterno, e quindi possiamo fare passare questo tipo di applicazioni da uno stato sperimentale a uno stato di produzione statistica soltanto dopo aver fatto delle verifiche, ma a tutela dei cittadini, a tutela degli utenti finali, non per diffidenza verso gli algoritmi. Da tutto questo discorso deriva il nostro atteggiamento verso ChatGPT, che se genera informazione con questo contesto dell'istituto ha delle potenziali limitazioni. Questo è il motivo per cui noi stiamo ragionando sull'utilizzo di ChatGPT, dell'intelligenza artificiale generativa, ma inizialmente ci siamo focalizzati più sulla parte di diffusione del dato, rendere più efficiente la diffusione del dato, rendere maggiormente fruibile l'informazione prodotta dall'Istat, quindi lavorando sulle tecniche e sulle soluzioni IT che noi usiamo per la diffusione del dato verso l'esterno. Quindi c'è un interesse, va valutato, diciamo, vanno valutate le potenzialità di queste nuove soluzioni per gli obiettivi degli istituti di statistica, sempre in questa chiave di rispetto di uso etico e di rispetto delle prerogative degli utenti. E a proposito di uso etico, torniamo sul tema della sostenibilità. È stato stilato, e in questo ha collaborato appunto anche Marzio Bonelli con la Fondazione, un vademecum, diciamo, uno schema in 12 punti, un manifesto della sostenibilità digitale. Allora, come un'intelligenza artificiale va progettata, va pensata per essere sostenibile? Ma allora intanto dico ai ragazzi che prima di internet si stava da Dio, perché e ve lo dice uno che ha lavorato per 30 anni nell'ambito dell'information technology, quindi nel mondo digitale. Anzi, più invecchio, più questo mondo è sempre più veloce, no? Io sono partito dall'assembler, ok? Negli anni 80 per arrivare all'intelligenza artificiale generativa, quindi voi potete capire qual è il percorso che ho dovuto attraversare. Però venendo, diciamo, al punto,
con l'avvento dell'intelligenza artificiale generativa, e condivido quello che diceva poco prima la dottoressa, anche noi all'interno dell'azienda stiamo facendo un percorso di ragionamento sull'introduzione di questi strumenti. Li stiamo pensando in ambito, diciamo, di produttività individuale e di collaborazione, ma siamo molto cauti in questo momento, perché prima è bene, diciamo, agire in via preventiva sulle competenze e sulla consapevolezza delle persone. Perché abbiamo visto durante la giornata di oggi che, malgrado tu possa intervenire sulle tecnologie, non potrai mai intervenire per blindare tutto. Perché, voglio dire, se l'intelligenza artificiale, un'intelligenza aumentata, emula le capacità dell'uomo, per definizione non le puoi blindare. E quindi il segreto passa attraverso l'uso consapevole e responsabile che si deve fare di queste tecnologie. Nell'ambito della fondazione che studia il rapporto biunivoco tra il digitale e gli obiettivi di sostenibilità, biunivoco perché è evidente che oggi non c'è sostenibilità senza le tecnologie digitali. Io sfido chiunque a dire che si possa raggiungere uno dei 17 goal dell'Agenda 2030 senza l'introduzione di tecnologie digitali. Prima ho fatto l'esempio, no? In ambito idrico. Però è anche altrettanto vero che il digitale in se stesso deve essere pensato, quindi ideato, progettato, realizzato, gestito e adottato secondo i criteri di sostenibilità, cioè secondo l'Agenda 2030. E quali sono i punti che vi siete dati? E allora che cosa abbiamo? Abbiamo ragionato su una serie di caratteristiche intrinseche che deve avere la tecnologia digitale, in particolare l'intelligenza artificiale, per poter essere sostenibile. Alcuni li abbiamo già toccati. Il primo punto è quello del rispetto dei diritti dell'uomo. È vero che l'etica è un qualcosa di piuttosto labile, perché viviamo in un contesto globalizzato, però noi viviamo nel nostro mondo, nel mondo occidentale, e per io che lavoro nelle aziende, i miei punti di riferimento, oltre che essere la Carta dei diritti umani dell'Unione Europea, è anche il codice etico della mia azienda. Quindi nel momento in cui io devo andare a scegliere una tecnologia e adottarla, come primo punto devo avere questo riferimento. Qual è l'SDG di riferimento che me lo dice? Pace e giustizia, quello che più si adegua a questa cosa. Poi ci sono quelle caratteristiche che riguardano invece la persona e i suoi dati. Abbiamo parlato di privacy, no? Ma abbiamo parlato anche di trasparenza, perché l'ho fatto anch'io prima negli esempi, quando le persone si chiedono ma perché l'intelligenza artificiale mi dà questi risultati, perché un'intelligenza artificiale che io voglio adottare nella mia azienda deve darmi la possibilità di comprendere quali sono gli algoritmi che ci stanno dietro, le logiche, no? Ovviamente non da di dettaglio. Quindi la trasparenza è un altro elemento molto importante, la riconoscibilità è un altro elemento molto importante, le vedete, no? Le fake news, siamo in grado di riprodurre attraverso l'intelligenza artificiale generativa qualcuno che sta facendo un discorso e non l'ha mai fatto. Abbiamo visto il povero Tom Hanks che si è trovato, esatto, a fare la pubblicità, esatto, di un dentista a Mara Venier la scorsa settimana, esatto, per stare più su cose di casa nostra. E quindi è importante adottare delle tecnologie che ci aiutino in questo, no? Perché se no la revoca, no? Ne abbiamo parlato prima, cioè la possibilità di monitorare i risultati di un'intelligenza artificiale e in senso critico anche intervenire per correggerlo, perché l'intelligenza artificiale impara in fretta, però siamo noi, e allora che dobbiamo insegnare. Questo lo credo, proprio come si fa? Cioè come si corregge ChatGPT? Come facciamo in modo che non sia discriminatorio, che appunto si possa allenare secondo delle regole di sostenibilità? Allora, questa è stata la domanda numero uno che i clienti ci hanno fatto in questi mesi, perché dopo l'annuncio della partnership con OpenAI tante aziende hanno bussato la nostra porta per capire come poter sfruttare questa tecnologia nei loro processi. Quello che abbiamo capito è questo. Questi modelli di AI generativa producono due risultati. Il primo è che all'interno del modello stesso c'è una grandissima quantità di informazioni.
Questo è il motivo per cui quando su ChatGPT fate una domanda vi dà una risposta, che alcune volte è sbagliata, no? Però vi dà una risposta perché nella sua pancia ha le informazioni. Poi il fatto di aver visto tantissima informazione fa sì che questi modelli siano in grado di parlare in linguaggio naturale, di capirlo e di generarlo. Quello che abbiamo visto è che per le aziende, nei processi di business, questa prima funzionalità non interessa. Perché per poter utilizzare questa AI generativa all'interno dei propri processi e essere sicuri che le risposte, quello che viene generato, sia corretto, è importante fornire la propria base di conoscenza, la propria base dati. E quindi tutti i clienti che stanno già utilizzando questa tecnologia ad oggi fanno proprio questo. Forniscono la propria base documentale, che possa essere sia per scopi interni che per scopi esterni, cioè per creare nuovi servizi per i propri clienti, e sfruttano di questo modello semplicemente la capacità di gestire il linguaggio in linguaggio naturale, che detta così sembra banale, ma per chi ha implementato l'AI tradizionale in azienda negli anni passati sa bene come servono grossi investimenti per ottenere ottimi risultati. L'AI generativa abbiamo visto che inverte questo rapporto. Si possono fare investimenti più bassi e ottenere risultati migliori. Qui parliamo di aziende, ma uno strumento come ChatGPT lo utilizzano anche gli individui, lo utilizzano i ragazzini per le ricerche a scuola, e sempre torniamo. Come facciamo a essere consapevoli di quello che ci troviamo davanti? Come facciamo a essere formati per riconoscere se la risposta che ci troviamo davanti è una risposta corretta oppure no, e come anche segnalarlo, perché affinché uno strumento come questo, no, non ripeta delle storture, è necessario che poi gli utilizzatori finali, penso proprio dal punto di vista dei cittadini, ne siano consapevoli. Serve una formazione etica oltre che digitale nell'approcciarsi a questo? Se lo chiedi a me, sì, la risposta sì, è assolutamente sì, perché io in un altro intervento dicevo più che di trasformazione di migrazione delle tecnologie al digitale, di trasformazione digitale dobbiamo parlare anche di trasformazione e migrazione delle competenze digitali. Bisogna studiare. Allora, per chi ha fatto l'informatica diciamo fin dagli albori, era molto più facile capire la catena tra quello che si pensava e quello che si produceva, e quindi capire cosa c'era dietro. Era facile risalire la catena, no? Era molto più facile. Oggi è un'illusione, lasciamo perdere, non ci mettiamo neanche a capire come funziona ChatGPT, è troppo complicato, è troppi punti, insomma diventa veramente complicato. Allora, cosa dobbiamo studiare? Dobbiamo studiare lo studio responsabile, cioè quali sono le potenzialità, cosa ci possiamo fare, e capire come possiamo utilizzarlo senza farci del male, no? Perché possiamo fare del male a noi stessi e ad altri. Ora, non vorrei che troppi messaggi apparentemente preoccupanti frenino l'entusiasmo. L'entusiasmo ci deve essere. Io sono un entusiasta di questa e di altre tecnologie. È chiaro che, come tutte le cose, si può guidare una macchina responsabilmente, una bellissima macchina responsabilmente, la si può guidare scriteriatamente, no? È la stessa cosa. Quindi studiare, qui si aprirebbe un tema riguardo al sistema di istruzione, no? Perché non si può, come dire, cioè, o meglio, diventa molto pericoloso l'utilizzo scriteriato di queste tecnologie senza avere un minimo di preparazione. Bisogna pensare a questa cosa e bisogna strutturarla assolutamente in chiave proprio strategica per il paese, secondo me. Dottor Vandelli, lei la metterebbe un'ora di educazione digitale nelle scuole? Sì, anche due. Però vorrei connotare meglio il concetto di educazione digitale. Prendo 30 secondi. Oggi l'educazione digitale, come dicevano i colleghi, cioè deve essere affiancata da un'educazione che vada oltre, a norme di comportamento, la presa di coscienza che dentro a quel bidone lì non è tutto vero. Fatemi una domanda: quando voi cercate su Google, diciamo, scusate il nome, anche su altri browser, un'informazione, quando l'informazione vi ritorna, voi ci credete?
quando chiedete a Emilio un'informazione e ve la riporto io, dico, però Emilio, sì, però quella volta là non mi aveva risposto, cioè non mi fido tanto, magari Nicola, scusi, un amico, no, Nicola mi fido di più. Ecco, questo è un bias importante, alla macchina crediamo, all'uomo che ha una connotazione umana comportamentale, magari la mettiamo in discussione. Questo è importante dircelo, perché la macchina non ci dice sempre il vero, però bisogna prenderne coscienza. Ma li crediamo veramente? Io questa mattina avevo una chat del lavoro, no? Ricevo un messaggio, uno screenshot, e la prima domanda che fa un collega è: ma è vero? Perché adesso abbiamo l'altro approccio. Abbiamo preso coscienza. Cioè adesso siamo loro, anche di chiedo a loro, che sono non boomers come me, magari loro ci credono di più. Non lo so, io ho questo punto di domanda, perché io mi confronto con, a me piace confrontarmi con i giovani costantemente, e caspita, hanno uno spirito critico, ma siccome sono nati lì dentro ci credono un po' più di noi. Forse noi abbiamo uno spirito critico che ci viene dal libro, torno al concetto della libreria, della biblioteca. Io mi ricordo quando studiavo diventavo matto quando facevo una ricerca e trovavo sullo stesso argomento due sfumature diverse, dico, su due libri diversi, dico, ma qual è il vero? Cioè, mamma, papà, ma qui è giusto quello di destra o quello di sinistra? Oggi forse questo aspetto critico viene un po' meno perché viene fuori da una macchina che è così potente e ci credo. No, scusa, dico male? No, no, ma sono sfumature, sono sfumature. Sulla questione destra-sinistra, dico stupidino. No, 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 perdonami, no, non sapevo, davanti dietro. Quindi, io sono, insomma... bello, potente, ma bisogna essere critici. E dobbiamo metterci la testa, vero Stefano? Dobbiamo metterci la testa, ma io farei un... Sono emerse una serie di elementi che secondo me sono delle costanti. E ripartirei proprio dall'ultima osservazione. Quando noi chiediamo qualcosa alla macchina, la macchina ci risponde. Qual è la differenza sostanziale tra Bing, Google, quelli lì, insomma, ecco. E peraltro Bing la sta superando in questo caso, tra Google e ChatGPT. Domanda a voi due. Qual è la differenza? Tra Google e ChatGPT capacità di poter avere una risposta univoca invece di un insieme di risposte, cioè è già sintetizzata all'interno di... Grazie. Grazie, visto che sono stato chiamato in causa così tante volte, sono contento di poter prendere doveroso la parola. C'è una differenza. L'hai detta bene, sintetizza che Sintetizzo. Lo strumento sintetizza molto bene la risposta. Ecco, quindi già l'hai detto qual è il problema. La differenza sostanziale tra tutto ciò che conoscevamo prima e ciò a cui dobbiamo abituarci è che prima avevamo la capacità di capire come gli strumenti costruissero le informazioni. Oggi quello che lui ha detto meglio, in realtà non è detto che sia meglio, perché noi non possiamo sapere quali sono le fonti dalle quali sono partite le intelligenze artificiali generative per costruire le loro informazioni. E questa non è colpa dell'intelligenza artificiale generativa, perché l'intelligenza artificiale generativa non nasce per dare risposte corrette, nasce per costruire contesti informazionali solidi, e lo fa benissimo. Però se voi chiedete chi è Stefano Epifani a ChatGPT, vi dice una serie di cose giuste, una serie di immense castronerie, semplicemente perché pesca dati e li assembla in maniera ottimale. Ma quell'ottimale ci fa perdere la capacità di comprendere il collegamento tra vero e plausibile. E quindi quando dobbiamo ragionare sull'intelligenza artificiale, non è che il problema di ChatGPT sia che dà le informazioni sbagliate. Io fate presto a catalogare chi capisce qualcosa da chi non capisce niente di questi temi. Ho cercato su ChatGPT, ho fatto vanity search e mi ha detto un sacco di cose sbagliate su di me. Il problema non è che ChatGPT sbaglia, è che tu non hai capito a cosa serve ChatGPT. Quindi il punto qual è? Noi stiamo perdendo la capacità di conoscere le caratteristiche degli strumenti che adottiamo, di comprenderne le specificità, di coglierne le opportunità e di distinguere il livello di intermediazione tecnologico rispetto a un risultato che ci consente comunque di risalire alla fonte. E se non capiamo questa differenza, perdiamo la più grande opportunità che ci dà oggi l'intelligenza artificiale generativa, che è quella, lo hanno detto tutti, di costruire un meccanismo collaborativo in cui persone e intelligenze artificiali, detto questo, l'intelligenza artificiale è un problema di base, non è intelligente.
questo dobbiamo sempre ricordarcelo, è stata definita tale quando a Dortmund, nel college, stavano tutti quanti un po' fatti, il tizio diceva, oh, ma che figata, quando hanno dato il termine intelligenza artificiale, quando hanno coniato questo termine, un hard disk da 40 mega pesava 2 tonnellate, tanto per darvi un'idea qual era il contesto tecnologico. Sono passati un po' di anni e continuiamo a chiamarla intelligenza artificiale. Non è intelligente, sono algoritmi computazionali fantastici, ma dobbiamo partire dall'assunto che non è quell'intelligenza che noi normalmente associamo all'intelligenza. Quindi pensare che possa fare il lavoro della nostra intelligenza è semioticamente sbagliato. Quindi in questo senso accogliamo l'uso di questi strumenti e comprendiamo come possono lavorare e collaborare con le persone. E non c'è il rischio che ci sostituiscano, sostituiranno soltanto quelli che non aggiungono intelligenza a ciò che fanno, e forse è un bene. Grazie a tutti. Grazie.